Il 22 ottobre 1978 Papa Giovanni Paolo II celebrò la messa di inizio pontificato. Per questo motivo la sua memoria liturgica è stata fissata in questo giorno da Papa Francesco, che lo canonizzò il 27 aprile 2014. San Giovanni Paolo, al secolo Karol Wojtyla, era nato il 18 maggio 1920 in Polonia. Ordinato sacerdote il 1 novembre 1946, fu eletto Papa alla morte di Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I, il 16 ottobre 1978, divenendo il 264esimo pontefice e aprendo la via a quello che sarebbe stato il terzo pontificato più lungo nella storia della Chiesa, che cessò alla sua morte avvenuta 26 anni dopo, il 2 aprile 2005, quando Papa Wojtyla aveva 84 anni. Primo Papa di lingua slava, fu il primo pontefice straniero dopo 455 anni dall'elezione di Papa Adriano VI, che era olandese, salito al soglio nel 1522. Papa Wojtyla fu anche un pontefice molto giovane, aveva 58 anni quando fu eletto, era un grande sportivo e compì numerosissimi viaggi in tutto il mondo, coprendo una distanza senza precedenti per portare l'abbraccio della Chiesa di Roma negli angoli più sperduti della terra. Durante il suo pontificato fu oggetto di un attentato in piazza San Pietro, quando fu colpito dai proiettili sparati dal turco Ali Acca, che successivamente volle incontrare in carcere per dargli il suo perdono. Il miracolo che ha portato Papa Wojtyla alla santificazione è stato la guarigione di Floribeth Mora Diaz, una donna costaricana che era stata colpita da un aneurisma cerebrale inspiegabilmente scomparso dopo che aveva invocato Papa Giovanni Paolo II mentre seguiva in televisione la celebrazione per la sua beatificazione. Quest'ultima, officiata da Papa Benedetto XVI il 1 maggio 2011, era invece stata possibile per la miracolosa guarigione di Suor Marie Simon Pierre Normand dal morbo di Parkinson, malattia di cui aveva sofferto gravemente lo stesso pontefice. Preghiamo con fiducia questo santo dei nostri giorni per ottenere una grazia per sua intercessione. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa San Giovanni Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della tua paternità, la gloria della croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d'amore. Egli, confidando totalmente nella tua infinita misericordia e nella materna intercessione di Maria, ci ha dato un'immagine viva di Gesù buon pastore e ci ha indicato la santità come misura alta della vita cristiana ordinaria, quale strada per raggiungere la comunione eterna con te. Concedici, per sua intercessione, secondo la tua volontà, la grazia che imploriamo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti piace Invito alla preghiera?
Vorresti trovare sul canale sempre nuovi video? La creazione di contenuti richiede molto tempo e molto impegno. Tu puoi supportarci guardando fino in fondo la pubblicità che precede i filmati invece di saltarla. Sono pochi secondi che a te non costano e non cambiano nulla, ma che per noi sono un contributo molto importante e utile. Se vuoi fare crescere il canale, puoi anche condividere il link sui social e farlo conoscere così ad altre persone. Grazie per essere parte della nostra comunità di preghiera. Dio ti benedica.